John Chris dice: Maurizio, scusami, ma sti figli di una grande marziana, questi nanorobot, ci hanno preso per i fondelli da millenni, usando a loro piacimento la PlayStation dei miracoli su tutti noi terrestri. Grazie Maurizio per tutto, un abbraccio gemello. Sì, praticamente loro usano i nanorobot come se fosse la loro PlayStation, capito? Noi abbiamo una PlayStation, bello l'esempio della PlayStation. Praticamente per loro è normale giocare con la realtà virtuale, noi però non sappiamo che sia possibile e loro non ci dicono che questa è una finzione e quindi ce la fanno credere di là, ci hanno convinto di tutto, dei demoni e degli alieni fatti a strane forme, insettoidi e tutto quanto, che poi come fanno insettoidi a guidare un'astronave, ma scusate, cioè proprio cose pazzesche, sì, purtroppo. Sì, per loro i nanorobot sono una banalità come per noi è una banalità la PlayStation. Però tu sai, una banalità tecnologica, tu vai in Amazzonia, fai vedere a una persona la PlayStation, sa, un bel televisore vero grosso che tu guidi la Ferrari, capirei? Non capiscono.